Ciao, sono Mattia Barciulli, mi occupo della ristorazione di Antinori. Oggi ci troviamo nella nostra scuola di cucina di Fonte dei Medici, vicino Firenze. Ho avuto il piacere per Extra Kitchen di fare la spesa per la food blogger Erika e adesso la vediamo ai fornelli e vediamo cosa ci preparerà. Allora Erika, vediamo un po' cosa ho pensato per te. Quanti ingredienti! Raccontiamo un po' di Toscana, vedi qua, quindi lardo, rosmarino, i pici, pecorino. Pecorino, il pane. Che facciamo? Quasi quasi, allora, i pici sicuramente, userò il lardo, le erbette e il pane. Sono curioso. Bene! Allora, chef, vorrei preparare i pici al lardo conditi con delle bricioline alle erbe aromatiche. Mi piace come idea. C'è tutti ingredienti profumati, colorati. Toscani. Sì, toscani, come siamo noi due. Da che partiamo? Allora, io farò un trito di erbe aromatiche. Se mi fai un battutino di lardo. Un battutino? Molto bene, ok. Senti, ti basta? Dovrebbe bastare. Ok, ti devo la cotenna. Ok, quindi hai salvia e rosmarino? Sì. Perfetto. Mi hai detto di farti bocconcini, così? Sì. Ma perché bocconcino ti serve? Perché vorrei che un po' si sciogliesse, che non fosse molto evidente nel piatto e quindi che non fosse una parte consistente. Allora senti, facciamolo grossino e chiediamo aiuto a chi ce n'è. Se noi usiamo un frullatore piccolino, otteniamo lo stesso risultato in molto meno tempo. Ok, quindi lui in padella. A te l'olio. Grazie. Bene, a questo punto prepariamo le briciole, le mettiamo un attimo in forno. Ok, va bene, va bene. Allora intanto ti taglierei un pezzettino di pane. Come hai visto, preferisco tenerlo in frigorifero perché almeno lo riusciamo a tagliare sempre meglio. Ti serve anche la crosta? Possiamo toglierla? La possiamo togliere. Bene. Posso preparare le briciole? Certo, io voglio vederti all'opera. Si lavorano un po' con le mani. E ora? Le mettiamo in forno, sulla teglia, ben sparse, in modo tale che diventino croccanti. Un pizzichino di sale, perfetto. E andiamo in forno. Abbiamo bisogno di un po' di energia per renderle belle croccanti. Usiamo un sistema che KitchenAid chiama Tuali Base. In 4 minuti 5 sono pronte. Allora, mettiamo sulla pentola dell'acqua, no? Che rapporto c'hai con l'induzione? Pessimo. Allora vedrai che da oggi diventerà ottimo. Come funziona? Magnete che scalda l'acqua e lo farà in un tempo che non hai mai visto prima. Quanto vuoi? Forte? Piano? Forte. Molto bene. A te lo scettro. Grazie. Aspettiamo un attimo che si scioglie un po'. Lo facciamo insaporire con le erbette. Aggiungiamo un po' di pepe. Guarda, cioè il mio pepino personale. Fantastico. Ok. Senti, ma ho visto nei tuoi ingredienti c'era anche dell'alloro. Che te ne fai? L'alloro lo uso per aromatizzare l'acqua della pasta leggermente dove andranno a cuocere i pici, quindi ne mettiamo una fogliolina così. Hai visto? Bolle già, eh? Velocissima. Buttiamo i pici, però te la metto qua che almeno regge ancora meglio la temperatura, è più grande. Il sale. Sai perché usiamo il sale grosso? No. Semplicemente che costa meno. Davvero? Te l'hai mai chiesta, eh? No. Un pochino. Dopo il sale non resta che mettere i pici. Quante ne mangi tu di solito? 80 grammi. Non è che sei a dieta, eh? No, butta, io ho fame. Allora li mettiamo tutti. Ok. Tempo di cottura. 10 minuti buoni. Anche. Nel frattempo scegliamo il piatto, eh? Sì. Senti, io ho pensato per te. Che dici? Piattino così? Qualcosa di più colorato? Ti fa nemmeno bene il piatto mio, va bene. Questo. Questo è esagerato, ora. La prossima volta te lo porti a casa, eh? Qua, che dici? È lui? Ci siamo. Va bene. È lui. Sentiamo se è cotta? Vediamo un po'. Sì, sono pronti. Me li scoli tu? Ok, allora guarda. Belli, guarda come si diventa grossi.
là. Riaccendiamo un attimo il fuoco, così li saltiamo. Sì. Poi ti piacciono? Bello, vivace, piano? Vivace. Vivace, vivace? Sì. Allora ti metto il massimo. Ma te guarda che carina, semplice, gustosa. Allora, i pici sono pronti. Adesso vado a prendere le bricioline. Ok. Intanto possiamo fare il nido? Tutto lavoro oggi, eh? Non ti bruciare. Guarda, se un domani ti dovesse servire, basta che prendi la tua pasta, la giri in un grosso ormaiolo. Eccolo qua, il nido pronto. Fantastico. Domani può far comodo, dai. Adesso non resta che aggiungere le bricioline. Le mettiamo un po' sopra, a dare una nota croccante. Ecco qua, una fogliolina di alloro. Un olio? Mettiamocelo. Perfetto. Io sarei quasi pronto all'assaggio. Assaggiamo. Vediamo cosa abbiamo tirato fuori, eh? Allora, il colpo d'occhio è molto carino. Sai che è buono? Divertente, croccante, saporito, semplice, rifattibile. Ma sai che quasi quasi lo infilo in uno dei miei menù? Pici alla Erika. Pici all'Erika. C'è troppe C per noi, è un casotto. Bisogna trovargli un nome senza C. Allora, cin cin!